Gloria a Dio, pace a tutti voi. Sono davvero contenta di essere qui stasera, innalzare il nome di Gesù Cristo, poter adorare insieme. Veramente la presenza di Dio è meraviglioso, meravigliosa, però anche amore di Cristo che ci unisce, il suo sangue che ci ha fatto la sua famiglia, veramente è inspiegabile, ecco. E mi presento, io mi chiamo Gensile, vengo dalla Corea del Sud. In breve voglio un po' raccontare la mia testimonianza. E io sono nata in una famiglia cristiana, mio papà è un pastore di una chiesa evangelica e da piccola a volte vivevamo dentro la chiesa, che avevamo una stanzetta piccola e dormivamo là. Quando c'era il culto, in camera che dove dormivamo e facevamo anche scuola domenicale, giocando anche scuola domenicale, e sempre in chiesa. L'attività, la vita mia della chiesa, scuola, sempre chiesa, giorni festivi, chiesa, e tutto girava intorno alla chiesa. Se non bastasse, mio papà anche alle vacanze di estate ci portava in montagna per pregare. Loro pregavano una settimana, c'era ogni giorno il culto di risveglio, ogni sera ci addormentavamo durante il culto, ci svegliavamo per la preghiera. Da piccola i miei mi hanno inculcato l'importanza della parola di Dio, leggere ogni giorno, veramente farla mia. E anche l'importanza della preghiera, parlare col Signore, avere veramente comunione con Lui. Ogni tanto mia mamma mi chiedeva, tu stai pregando? Quando stai pregando? La chiesa, papà, io stiamo pregando per te, però lo sai, la tua preghiera personale al Signore è una potenza incredibile. Perché arriva direttamente il Signore, quindi il Signore ascolta. Io voglio ringraziare il Signore perché veramente questo fondamento mi ha fatto basare la mia vita, ogni difficoltà, ogni decisione. Davanti a queste scelte io ho pregato, ho chiesto al Signore cosa dovevo fare. Anche se la mia vita era dentro la chiesa, però un giorno dovevo fare una scelta. Anche ero bravissima, se qualcuno mi dava il resto in più ritornavo a restituire perché sapevo che non era mia, quindi io ritornavo, guardi signora mi ha dato il resto in più, addirittura ero così brava e sapevo l'esistenza di Gesù, Gesù era morto per me. E ero apposta perché stavo sempre in chiesa, domenica non mancavo mai, durante la settimana sempre. Però in un campeggio con una domanda e il lago, l'acqua che stava dentro di me ha cominciato a muoversi. Quella domanda è stata lanciata, non stavo bene. Se il pastore, mio papà, mi chiedeva, tu credi in Gesù? Avrei detto di sì. Oppure, sei stata salvata? Per non essermi vergognata avrei detto di sì. Invece non era queste domande. La domanda, Cinsil, tra tanti giovani, forse mio papà per non mettere nessuno in difficoltà ha chiamato me. Cinsil, tu vivi ogni giorno ripieno dello Spirito Santo? Tu sei ripiena dello Spirito Santo? Non potevo rispondere perché non sapevo che cos'era ripieno dello Spirito Santo, a vivere ripieno dello Spirito Santo. Quella sera davanti a Gesù mi sono inginocchiata e ho detto, Signore, io voglio vivere ripieno dello Spirito Santo. Quando ho fatto questa preghiera davanti alla croce, io ero peccatrice. Nonostante ero brava, io vivevo sempre in chiesa, leggevo la Bibbia, pregavo, io ero peccatrice perché non ero ancora nata di nuovo. Voglio ringraziare il Signore quella sera,
Io ho confessato i miei peccati, io ho accettato Gesù Cristo come mio Salvatore, da lì il Signore non mi ha mai abbandonato. Veramente da quando abbiamo fatto questa scelta c'è un versetto che veramente mi sta accompagnando, conosciamo tutti quanti, sappiamo, forse sappiamo tutti quanti a memoria. Il Signore è il mio pastore, nulla mi manca. Veramente voglio ringraziare il Signore perché Lui è il mio pastore. Diciamo che da quando abbiamo fatto questa scelta, il Signore mi aveva già preparato, quindi quando mi ha detto mio marito è arrivato il momento, ok, gloria a Dio, quando partiamo? Avevo detto. Per queste attese, diciamo che sta allungando per la pandemia, tante situazioni, umanamente mi veniva un po' di dubbi, oppure amiche in chiesa, ma sei sicura, sei convinta, stai bene così, ti vogliamo bene, servi il Signore in chiesa, ma sei convinta davanti a queste voci, ma Signore, veramente, anch'io ho chiesto. Ero convinta, però queste voci, quando ascoltiamo, veramente ci fanno riflettere, ripensare. Lì il Signore mi ha dato un altro versetto. Quando anche camminassi nella valle dell'ombra della morte, io non temerei alcun male perché tu sei con me. Il tuo bastone e la tua verga mi danno sicurezza. Tu sei con me. Questa è una certezza che ho. Dovunque andrò, il Signore è con me. Quindi voglio ringraziare il Signore perché Lui ci sta mandando. Voglio ascoltare, voglio seguire questo pastore che ci sta guidando. Voglio ringraziarlo con tutto il mio cuore. Veramente, e voglio ringraziare il Signore perché posso condividere con voi. Veramente mi sento a casa. E veramente mi sento davanti ai fratelli, una famiglia che... mi sento libera e voglio condividere un cantico che abbiamo tradotto dal coreano. Parla veramente della chiamata di Gesù. Questo cantico possa essere la mia preghiera, che io spero, prego, che possa essere la vostra preghiera. A Dio sia la gloria.
Amen, gloria a Dio. Fratelli, questa è la nostra preghiera che veramente vogliamo chiedere al Signore. Signore, ecco, manda me. E sapete, il Signore a tutti quanti noi rivolge una chiamata che non sarà per tutti uguale, sarà diversa, anche in misura diversa, ma a tutti quanti noi il Signore rivolge una chiamata, noi Suoi figlioli, noi la Chiesa del Signore, e tutti quanti noi vogliamo rispondere: eccomi Signore, manda me. Quando noi rispondiamo ecco Signore manda me, stiamo dicendo: io rinuncio a me stesso per seguire Te. Ma come dicevo all'inizio del culto, questa è la scelta migliore della nostra vita, fratelli, quando noi decidiamo di seguire pienamente la volontà del Signore. A Lui sia la gloria. Amen. Adesso vogliamo accostarci alla parola di Dio. Vi chiedo di alzarvi in piedi, fratelli, vogliamo leggere nel Vangelo di Matteo al capitolo 28. Matteo, capitolo 28, leggiamo dal versetto 16 al versetto 20, fino alla fine del capitolo. Grazie Gesù. Matteo, capitolo 28, dal versetto 16. A Dio sia la gloria. Quanto agli undici discepoli, essi andarono in Galilea sul monte che Gesù aveva loro designato, e vedutolo l'adorarono. Alcuni però dubitarono. E Gesù, avvicinatosi, parlò loro dicendo: ogni potere mi è stato dato in cielo e sulla terra. Andate dunque e fate miei discepoli tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro a osservare tutte quante le cose che vi ho comandate. Ed ecco, io sono con voi tutti i giorni, sino alla fine dell'età presente. Amen. Gloria a Dio. Accomodatevi, fratelli. E questi versi sicuramente li conosciamo bene. Sono le parole che Gesù rivolge ai suoi discepoli. Gesù era risorto, apparso ai suoi discepoli. E proprio prima di salire in cielo, da queste parole, quelle che vengono definite un po' il grande mandato che il Signore rivolge alla sua Chiesa, perché Gesù l'ha rivolte ai discepoli, cioè andate dunque e fate i miei discepoli per tutti i popoli, ma l'ha rivolte a tutti quanti noi che siamo la Chiesa del Signore, a ogni figliuolo il Signore rivolge questa missione, chiamiamola così. E noi vogliamo chiedere aiuto al Signore, perché sicuramente questo brano ci ricorda ancora una volta questa sera quello che è il disegno di Dio, cioè la salvezza di tutti gli uomini. E il Signore ha chiesto proprio a noi, Suoi figlioli, Suoi discepoli, la sua Chiesa del Signore, quello di portare il Vangelo appunto a ogni nazione. Noi lo vogliamo ricordare. Questo mandato, questa missione che il Signore affida ai Suoi discepoli è rivolta anche a ognuno di noi, non solo come Chiesa, ma individualmente, personalmente. Ognuno di noi vuole sentirsi parte di questo disegno di Dio. Questo andate dunque e fate tutti i miei discepoli, non è che noi lo prendiamo tanto in senso letterale, non è che dobbiamo andare chissà dove o fare dei viaggi lontani, ma questo andate sta a significare che ognuno di noi comunque ha una parte attiva in quello che è il disegno di Dio, cioè la salvezza di tutti gli uomini, cioè ognuno di noi come credenti, come figli di Dio. E noi lo vogliamo ricordare perché a volte capita che ce ne dimentichiamo di questo, oppure magari non ci sentiamo coinvolti in prima persona, magari c'è qualcuno più adatto, oppure magari ci sarà qualcun altro che si occuperà di questo. No, no, il Signore, seppur in misura diversa o in entità diverse, ma ognuno di noi, Suoi figlioli, rivolge questa chiamata, chiamiamola così, questa missione, il grande mandato, cioè quello di portare il nome di Cristo alle persone, lì dove il Signore ci ha posto. E noi vogliamo, soprattutto in questi ultimi tempi che viviamo, essere consapevoli di questo, perché a volte ce ne dimentichiamo oppure non lo consideriamo, ma il Signore rivolge a tutti noi questa missione. E Dio ci ha salvato, d'altronde, fratelli, ci ha salvato perché ci ama prima di tutto, ma il Signore ci ha salvato anche perché noi possiamo proclamare le sue virtù proprio alle persone che il Signore mette nella nostra vita. Prima Pietro 2,9 dice: ma voi che siete una stirpe eletta, un sacerdozio regale, una gente santa, un popolo che Dio si è acquistato, e noi sappiamo che Dio ci ha acquistato a caro prezzo, fratelli, cioè per mezzo del sacrificio di Gesù, ma poi il versetto continua e dice: perché proclamiate le virtù di colui che va chiamati dalle tenebre alla sua luce meravigliosa. E noi lo vogliamo ringraziare il Signore, perché il Signore ha dato la sua vita per la nostra salvezza, perché ci ama, fratelli, di un amore eterno, ma anche perché noi possiamo proclamare le sue virtù. A questo ci ha chiamato il Signore, come Chiesa del Signore. Cito quel verso che è stato letto anche all'inizio del culto, in Seconda Corinzi 5.
5. Noi dunque facciamo da ambasciatori di Cristo. E noi vogliamo ringraziare perché il Signore ci ha dato questa investitura, cioè noi siamo Suoi ambasciatori, fratelli. Noi vogliamo sentirci onorati del fatto che il Signore ha scelto ognuno di noi con i nostri limiti, le nostre debolezze, vuole usarsi di noi come strumenti nelle Sue mani. E questa, il fatto che noi siamo ambasciatori, fratelli, ci deve far riflettere, perché non è limitato magari a un luogo geografico, come per le cariche magari di questo mondo, dei potenti di questo mondo, ma dovunque noi andiamo sulla terra, vuoi che stiamo in Italia, vuoi che stiamo in Corea, vuoi che stiamo nelle Filippine, noi siamo ambasciatori di Cristo e il Signore ci ha rivestiti di questa unzione nella nostra vita. Noi lo ringraziamo per questo e questo brano sicuramente ce lo ricorda. Però vorrei che ci soffermiamo sul versetto 17 che abbiamo letto, che dice: e vedutolo l'adorarono, alcuni però dubitarono. Noi sappiamo che qui Gesù aveva designato questo luogo, cioè questo appuntamento con i discepoli, di aspettarlo qui su questo monte, il Monte Galilea, dove avrebbe incontrato i discepoli. Non l'abbiamo letto, però se leggiamo il versetto 9, sempre di questo capitolo, dice: allora Gesù disse loro, cioè alle donne al quale era apparso, non temete, andate ad annunciare ai miei fratelli che vadano in Galilea, là mi vedranno. E Gesù infatti incontrerà i discepoli qui su questo monte, i discepoli ubbidiscono, vanno lì per vedere Gesù, e dice che alcuni lo adorarono, altri invece dubitarono. Noi non sappiamo chi ha adorato Gesù e chi ha dubitato. Alcuni pensano che gli undici lo adorarono, magari c'erano altri discepoli che erano venuti, che erano sempre lì, che seguivano Gesù, che invece magari hanno dubitato. La Bibbia non lo specifica, però una cosa è certa, che c'erano alcuni che lo hanno adorato, Signore, non tra quelli che dubitano. Però questo ci fa riflettere, perché ci ricorda che sempre quando noi cerchiamo il Signore, quando noi vogliamo vedere il Signore, quando noi lo vogliamo seguire, quando noi decidiamo di vivere una vita consacrata al Signore, più noi lo cerchiamo, sempre il nemico cercherà di mettere i dubbi nel nostro cuore. E sono sicuro che tutti noi lo sappiamo molto bene. Parlando dei discepoli, che comunque i discepoli erano stati insieme a Gesù, avevano vissuto anche con Lui, però anche in mezzo a loro qualcuno ha dubitato. Sicuramente ci ricordiamo di Tommaso. Tommaso è stato un discepolo, anzi ha proprio questa nominata, cioè il discepolo che ha dubitato su Gesù, sulla sua risurrezione. Anche chi non legge la Bibbia sa che se si parla di Tommaso si pensa subito al discepolo che ha dubitato. Tommaso diceva: io voglio toccare, voglio mettere il dito nelle piaghe per vedere i segni e i chiodi, allora crederò. Cioè Tommaso stava dicendo: se non tocco non credo, voglio toccare per credere. E aveva dei dubbi nel suo cuore. E sappiamo la storia scritta in Giovanni al capitolo 20, dove Gesù appare ai discepoli una prima volta, però Tommaso non è con loro. Poi dopo 8 giorni Gesù appare un'altra volta e questa volta c'è anche Tommaso in mezzo a loro. Anzi, sembra che Gesù torna proprio apposta per Tommaso in quell'occasione. Però una cosa che spesso non ci soffermiamo è che il testo, la parola di Dio, sottolinea soprattutto l'assenza di Tommaso quel giorno che Gesù è apparso ai discepoli. È scritto in Giovanni 20, versetto 24: ora Tommaso, detto Didimo, uno dei 12, non era con loro quando venne Gesù. Cioè la parola di Dio sottolinea proprio questo aspetto. Tommaso aveva dei dubbi, questo è sicuro, ma probabilmente, cioè, il motivo di questi dubbi era l'assenza di Tommaso quel giorno, a questo appuntamento dove tutti i discepoli erano riuniti, gli 11, ma Tommaso non c'era. Dov'era Tommaso quel giorno? Nessuno lo sa, la parola di Dio non ce lo dice. Però una cosa è certa, i dubbi di Tommaso nascono dal fatto che lui quel giorno non era presente insieme agli altri 11. E questo ci deve far riflettere, fratelli, perché anche nella nostra vita, quando noi trascuriamo questo appuntamento alla presenza del Signore, quando siamo riuniti, se noi trascuriamo questo appuntamento, è lì che nascono spesso i dubbi nella nostra vita. E noi vogliamo chiedere aiuto al Signore per questo. Noi vogliamo riunirci, e permettetemi di dire che noi siamo felici oggi di questa occasione particolare. Sappiamo che veniamo da 2 anni difficili, dove anche riunirsi in presenza è stato un problema. Gloria a Dio che oggi possiamo essere uniti tutti insieme. Voglio il Signore farci comprendere e realizzare quanto è glorioso e che benedizione è per la nostra vita quando ci riuniamo insieme, come fratellanza anche, alla presenza del Signore, perché il Signore vuole operare nei nostri cuori. Ma permettetemi di dire, non solo quando noi ci riuniamo in chiesa, quando noi trascuriamo questa comunione con Gesù nella nostra vita di ogni giorno,
quando noi trascuriamo questo appuntamento che dobbiamo avere con Gesù, è lì che nascono i dubbi nel nostro cuore spesso. Il testo non ce lo dice, ma questi dubbi di Tommaso nascono dal fatto che lui non è andato quel giorno, doveva stare insieme agli 11 discepoli. Ma gloria a Dio, perché il Signore è buono e nella sua infinita bontà e misericordia Gesù torna dopo 8 giorni nuovamente e torna apposta per Tommaso, fratelli. Non torna per giudicarlo, condannarlo, ma torna per aiutarlo a credere. E questo pure ci deve far riflettere, perché magari noi l'avremmo condannato subito Tommaso, ma Gesù torna proprio per aiutarlo. Non essere incredulo, ma credente, dice Gesù a Tommaso la seconda volta. E questo verso si può anche leggere, cioè non essere incredulo, ma credi, Tommaso. Non avere dubbi, Tommaso, ma credi in me, sta dicendo Gesù. E se ci fate caso, Tommaso non toccherà poi i segni, lui voleva toccare per credere, ma Tommaso non toccherà. Alle parole di Gesù, lui subito risponde, Signor mio e Dio mio. Ecco, questa risposta di Tommaso ci fa capire che Tommaso in quel momento ha creduto in Gesù, che è il risorto, che egli è il Cristo. E noi anche, io spero che tutti quanti noi l'abbiamo conosciuto come Signore e Dio della nostra vita, stasera il Signore. Ma ecco, Tommaso prima voleva toccare per credere, invece sono le parole di Gesù che toccano il cuore di Tommaso, perché alle parole di Gesù ogni dubbio svanisce dal cuore di Tommaso, e all'istante sparisce via. E infatti subito, non ha esitazioni, Signor mio, Dio mio. E questo ancora una volta ci ricorda, fratelli, che quando ci sono i dubbi nella nostra vita, è la parola di Dio che toglie ogni dubbio. Quando noi diamo spazio alla parola di Dio, ogni dubbio scappa via, anche dal nostro cuore e dalla nostra mente. E lo troviamo in tanti brani della parola del Signore. Anche quando Gesù è apparso ai discepoli mentre erano sulla barca, in tempesta, i discepoli erano confusi, tant'è che gridarono, è un fantasma, non l'avevano riconosciuto Gesù. Però Gesù subito, appena si è avvicinato ai discepoli, parlò loro dicendo, coraggio, sono io, non abbiate timore. E a queste parole la pace e la calma è tornata nel cuore dei discepoli. Persino la tempesta si è calmata. E noi vogliamo chiedere aiuto al Signore, fratelli, perché quando noi diamo spazio alla parola di Dio nella nostra vita, i dubbi scappano via. Come un vapore, si dissolvono subito, immediatamente. È scritto in Colossesi 3,16, la parola di Cristo abiti in voi, ma poi sottolinea, non solo abiti in voi abbondantemente. E noi vogliamo, fratelli, che la nostra vita sia, non solo vogliamo accostarci a Dio quando magari ne sentiamo il bisogno o in delle occasioni particolari, ma che la nostra vita sia ripiena delle parole del Signore, della parola di Dio. Non ne possiamo fare a meno. Quando noi trascuriamo questo, allora è lì che sorgono i dubbi nella nostra vita. E quindi le paure e le incertezze. Voglia il Signore aiutarci. Ritornando ai discepoli qui che abbiamo letto, e Gesù avvicinatosi parlò loro dicendo, prima ancora abbiamo detto che alcuni vedutolo l'adorarono, alcuni però dubitarono. Gesù allora si avvicinò a loro parlando e quelle parole hanno tranquillizzato i discepoli. Ogni dubbio è svanito, è andato via. Ecco fratelli, a volte nella nostra vita, anche come credenti, possono capitare dei momenti di dubbi, sicuramente, tante situazioni magari che ci rattristano oppure che ci spingono a dubitare, ma forse permettetemi di dire che se ci sono troppi dubbi nel nostro cuore è perché probabilmente stiamo trascurando quel luogo, cioè questo luogo in senso figurativo alla presenza del Signore, quando noi lo cerchiamo con tutto il nostro cuore, perché la parola del Signore scaccia via ogni dubbio, fratelli. Voglio dire che riguardo a questo programma missionario che oggi vi stiamo raccontando, io e mia moglie siamo qui per testimoniare di questo, è chiaro, come vi ho raccontato, che è un percorso che è nato tanti anni fa e il Signore ha guidato i nostri passi uno alla volta. E in questo lungo percorso, tante volte, fratelli, sono venuti anche i dubbi, dei momenti dove appunto, come diceva mia moglie, magari tu rifletti e ti scontri anche poi con la realtà della vita. Non sto qui a dirvi l'aspetto, per esempio, dei nostri figli, gli studi che faranno, la lingua, tanti altri aspetti, vivere anche in maniera precaria, tante altre cose. È ovvio che i dubbi possono venire e arrivare.
ma ogni volta che è arrivato un dubbio è la parola di Dio che spazza via ogni dubbio dalla nostra vita, è la parola di Dio che ci dà quella certezza e quella sicurezza che il Signore sta guidando i nostri passi. C'è un verso molto caro che a me mi ha sempre incoraggiato, in Isaia 30:21, che dice: quando andrete a destra o quando andrete a sinistra, le tue orecchie udiranno dietro a te una voce che dirà: questa è la via, cammina per essa. E noi fratelli vogliamo studiarci di ascoltare sempre questa voce, che è la voce del Signore nella nostra vita. Se noi non ascoltiamo più questa voce, è lì che nascono i dubbi, perché la voce del Signore, cioè la parola di Dio, quando fa breccia il nostro cuore, spazza via ogni dubbio, fratelli, all'istante, e noi per questo lo ringraziamo. E vedutolo l'adorarono, gloria al Signore, perché è vero che alcuni discepoli dubitarono, ma altri lo adorarono, e come dicevo prima, fratelli, assicuriamoci che noi siamo di quelli che l'adorano il Signore, non di quelli che dubitano. E noi lo vogliamo adorare con tutto il nostro cuore. E se c'è qualcuno in mezzo a noi stasera che magari ha qualche dubbio per tante situazioni che sta vivendo, la parola di Dio ti invita ad adorarlo, il Signore. Adoralo questa sera, perché Egli è degno, è l'unico degno di essere adorato. E permettetemi di dire che questa, fratelli, è la vera adorazione. Perché qui i discepoli l'adorano prima ancora che Gesù dà loro delle disposizioni riguardo al futuro, prima ancora che il Signore parla loro: ogni potere mi è stato dato, prima ancora che il Signore dà loro una promessa meravigliosa: ecco, io sarò con voi. Loro lo vedono e l'adorano, fratelli, perché loro lo adorano per chi Egli è innanzitutto. E noi stasera lo vogliamo adorare, fratelli, in modo particolare per chi Egli è. Egli è il Cristo risorto, fratelli, è il nostro Salvatore. E noi non lo adoriamo solo perché Lui opera sicuramente nella nostra vita, opera anche per aiutarci nella nostra vita terrena di ogni giorno, ma noi lo adoriamo innanzitutto per chi Egli è, fratelli. Ebrei 11:6 dice: or senza fede è impossibile piacergli, poiché chi si accosta a Dio deve credere che Egli è e che ricompensa tutti quelli che lo cercano. Ecco, fratelli, chi si accosta a Dio deve credere che Egli è, e noi lo adoriamo innanzitutto per chi Egli è, fratelli. Poi sappiamo anche che Lui ricompensa tutti quelli che lo cercano, e noi sappiamo della bontà e della fedeltà di Dio, che Lui opera anche in maniera miracolosa nella nostra vita, e tanti di noi lo possono testimoniare. Ma noi lo vogliamo adorare, fratelli, indipendentemente dalle cose come vanno nella nostra vita. Anzi, a volte le cose non vanno come noi vorremmo. A volte, tante volte le situazioni si complicano intorno a noi, ma noi lo adoriamo lo stesso, fratelli, perché noi non l'adoriamo perché Lui opera in nostro favore, certamente anche per quello lo ringraziamo, ma noi lo adoriamo perché Lui è il nostro Salvatore, Egli è il Dio vivente, Lui è il primo e l'ultimo, fratelli, Egli è il Re dei Re, il Signore dei Signori, per questo noi lo adoriamo con tutto il nostro cuore. Leggevo tempo fa in Esdra, quando appunto Esdra insieme a un residuo del popolo hanno iniziato a costruire il Tempio del Signore, lo stavano ricostruendo, ed è scritto in Esdra al capitolo 3, il versetto 10: quando i costruttori posero le fondamenta del Tempio del Signore, essi cantavano rispondendosi a vicenda, celebrando e lodando il Signore, perché Egli è buono, perché la sua bontà verso Israele dura in eterno. E tutto il popolo, gridando di gioia, lodava il Signore, perché si erano poste le fondamenta della casa del Signore. Cioè qui questi israeliti non è che avevano già visto il Tempio realizzato, erano all'inizio di quest'opera, hanno posto solo le fondamenta, però erano lì a lodare e adorare il Signore. Ce n'era di lavoro da fare, perché erano appena le fondamenta, erano solo all'inizio di questi lavori, però loro lo lodano, non perché le cose andavano bene, ma perché Egli è buono e la sua bontà dura in eterno. E noi, fratelli, anche se a volte nella nostra vita, anche noi, permettetemi di dire che la nostra vita a volte sembra un cantiere aperto, se così possiamo usare questo termine, ma noi lo adoriamo il Signore, indipendentemente da come vanno le cose nella nostra vita, fratelli, perché l'opera è del Signore. E il Signore ci promette anche qualcosa di meraviglioso, cioè che in Filippesi 1:6 dice: e ho questa fiducia che colui che ha cominciato in voi un'opera buona la condurrà a compimento fino al giorno di Cristo Gesù. E noi lo vogliamo ringraziare, perché il Signore non solo ha iniziato un'opera buona nella nostra vita, ma ci ha promesso pure che la porterà a completamento, fratelli. Il Signore non lascia nulla a metà dei lavori, il Signore certamente compirà quest'opera anche nella nostra vita, fratelli. È vero che a volte possono venire i dubbi quando noi vediamo quante situazioni viviamo e magari vediamo questo cantiere aperto, anzi a volte vediamo le macerie intorno a noi, ma noi non vogliamo dubitare, noi crediamo al Signore per chi Egli è, fratelli, e noi lo vogliamo adorare perché abbiamo questa promessa che quello che Dio dice, Dio lo fa certamente, fratelli.
E quando Dio parla alla nostra vita, quello che il Signore ci dice, Lui lo farà certamente, e quest'opera che è iniziato nella nostra vita, Egli la completerà, la concluderà certamente, fratelli. Qualsiasi siano le circostanze che noi viviamo, e noi per questo lo vogliamo ringraziare. Non esiste ostacolo, non esiste prova, non esiste nemico che possa impedire l'opera di Dio, perché l'opera di Dio non può essere distrutta, fratelli, perché appunto non è l'opera di un uomo, è l'opera di Cristo, e noi lo ringraziamo per questo. Non so se vi ricordate Paolo e Sila quando erano nella prigione, nel carcere di Filippi. Quella era sì che era stata una giornata, diremmo noi, no pesante di più. È scritto in Atti 16, è scritto al versetto 25: verso la mezzanotte Paolo e Sila, pregando, cantavano inni a Dio e i carcerati li ascoltavano. Ecco, che giornata hanno avuto lì Paolo e Sila prima di questo? Hanno pregato per questa serva che era posseduta, è stata liberata, ma poi sono intervenuti tutti quelli del popolo, le autorità della città, e li hanno presi, li hanno battuti, li hanno accusati ingiustamente. È scritto che dopo molte vergate li hanno messi nella parte più interna della prigione e poi hanno messo pure i ceppi ai piedi lì in quel carcere. E ho pensato, ecco, però dopo questa giornata, loro sono lì in quella prigione, tra l'altro immaginiamoci una prigione buia, fredda, sicuramente erano anche provati fisicamente, però loro non erano lì a lamentarsi, erano lì a lodare, ad adorare il Signore, fratelli. Non so voi, ma io probabilmente sarei stato lì a dire, ma come Signore? Noi ti stiamo servendo e ci ritroviamo pure qui bloccati in questa prigione? Stiamo soffrendo e magari stiamo facendo questo viaggio missionario, dobbiamo andare in altre città e ci troviamo qui. E tante volte noi così purtroppo ci comportiamo. Voglia il Signore aiutarci a lodarlo, ad adorarlo, fratelli, perché Egli è degno, indipendentemente di quello che succede intorno a noi. Come dicevo prima, ci sono tante situazioni che a volte ci scoraggiano, oppure magari fanno venirci dei dubbi. No, noi lo vogliamo adorare per chi Egli è. Giovanni 4:23 dice, ma l'ora viene, anzi è già venuta, che i veri adoratori adoreranno il Padre in spirito e verità. Poiché il Padre cerca tali adoratori e noi vogliamo essere questi adoratori, fratelli. Noi non vogliamo essere di quelli che dubitano, anche se ci sono i motivi a volte per dubitare, noi vogliamo essere di quelli che l'adorano, non tanto perché Lui opera in nostro favore, gloria a Dio perché il Signore è sempre pronto a operare nella nostra vita, anche terrena, e sappiamo quante volte abbiamo sperimentato il Suo intervento miracoloso, ma noi lo adoriamo per chi Egli è, fratelli. Egli è il Dio vivente, il Salvatore della nostra vita, dell'anima nostra, fratelli. Per questo noi lo vogliamo adorare. E voglio concludere, fratelli, ho finito. Voglio dire che ecco, viviamo tempi difficili, sicuramente lo sappiamo, non sto qui a dirlo perché è sotto gli occhi di tutti noi, questi tempi difficili che viviamo, e tante persone vivono nell'incertezza, proprio nella paura, proprio legata all'incertezza che c'è nel mondo oggi, anzi oggi non c'è più nessuna certezza in questo mondo, potremmo dire, e tante volte anche tra i credenti può succedere che nascono dei dubbi, delle paure, delle perplessità, vedendo tutto quello che succede intorno a noi. Però ecco, come abbiamo detto prima, permettetemi di dire che se forse sorgono troppi dubbi nel nostro cuore è perché magari stiamo trascurando un po' quel luogo, cioè questo luogo di preghiera, la nostra comunione col Signore. Come Tommaso magari non stiamo lì dove dovremmo essere, voglia il Signore aiutarci. Noi non vogliamo isolarci nella nostra vita, il nemico cerca di portarci via, noi vogliamo stare lì coi fratelli, ma soprattutto alla presenza del Signore, perché quando noi siamo alla presenza del Signore, dove il Signore tocca il nostro cuore, ogni dubbio sparisce, alle parole di Gesù ogni dubbio scappa via, non resiste, deve fuggire via, perché è la parola potente del Signore, fratelli, e noi lo vogliamo adorare. Non solo perché Lui opera in nostro favore, certamente, noi sappiamo che Lui può compiere opere meravigliose nella nostra vita, ma noi l'adoriamo perché Egli è degno, Egli è il nostro Salvatore e lo vogliamo cercare con tutto il nostro cuore. E Gesù stesso poi concluderà dicendo ai discepoli, dando loro questa promessa, ed ecco io sono con voi tutti i giorni sino alla fine dell'età presente. Questa è la promessa che il Signore ha fatto a tutti quanti noi Suoi figlioli, cioè che Lui sarà sempre non vicino a noi, nel nostro cuore, fratelli. Lui guiderà la nostra vita e sarà sempre vicino a noi. Il nemico vuole farti credere che tu sei da solo o da sola, e tante volte noi ci sentiamo soli in questo mondo, ma il Signore ci promette che Lui sarà sempre vicino a noi, fratelli, non ci lascerà mai in questo cammino. Intorno a noi ci sono tante cose
che possono suscitare dubbi e paure, ma Gesù, la nostra certezza è Gesù è nel nostro cuore, Lui ci ha salvati, noi siamo opera della Sua grazia nella nostra vita, fratelli, e noi lo ringraziamo per questo. Questa è la nostra certezza, che Gesù dimora nel nostro cuore, finché un giorno, fratelli, noi sappiamo che il Signore ci porterà lassù in cielo, e lì noi lo adoreremo per l'eternità, lo adoreremo per chi Egli è veramente, fratelli, e noi per questo vogliamo ringraziare il Signore. Amen. A Dio sia la gloria, fratelli. Signore, alziamoci tutti in piedi, ringraziamo e lodiamo il Signore perché Egli è buono e la sua benignità dura in eterno. Alleluia, gloria a Dio. Abbiamo sentito che la parola del Signore allontana ogni dubbio, e questo il Signore vuole fare anche stasera mentre noi lo lodiamo perché Egli è buono e la sua benignità dura in eterno. La parola del Signore opererà nella nostra vita, continuerà ad operare. Lodiamolo, ringraziamolo. Alleluia, grazie Signore. Grazie Signore. Oh, grazie Gesù. Tu sei buono, Signore. Benedetto il tuo nome santo. A te la gloria in eterno. Alleluia, 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 alleluia. Oh Gesù, Gesù benedetto, gloria al tuo nome, a te la gloria, a te la gloria, Signore. Tu sei benedetto, Signore. Tu sei Grazie Gesù.